Non ci posso credere, non ci posso credere. Mamma mia, in 14 anni della mia vita non ero mai stato così tanto emozionato per la mia squadra, perché oggi, ragazzi, il Napoli scrive la storia non solo del club, ma anche una piccola storia dell'Italia, perché oggi il Napoli ha lo stadio di Armando Maradona. Zittisce tutti i tedeschi che in queste giornate avevano devastato Napoli con le loro proteste. Domani farò anche il day after. Vinciamo 3-0. 3-0. Totale 5-0 con i due gol all'andata. E passiamo per la prima volta nella storia dell'SSC Napoli ai quarti di finale di UEFA Champions League. E si scrive anche una pagina di storia italiana, perché per la prima volta dopo 10 anni tre italiane, Napoli, Milan e Inter, sono ai quarti di finale. Quindi adesso venerdì ci sarà il sorteggio per i quarti. Non vedo l'ora. Ce la giocheremo con tutte. Spero di beccare il Benfica, che sulla carta è la più scarsa fra tutte. Ma non sarà facile contro nessuna, perché da adesso in poi tutte possono vincere il trofeo. Sappiamo bene che siamo una grande squadra e questa cosa veramente, raga, mi sta venendo da piangere, perché non sto cacciando le lacrime perché mi sto trattenendo, ma è una cosa incredibile, ragazzi. Non potete capire quanto sono emozionato in questo momento. Cioè, dall'inizio della stagione non mi aspettavo nemmeno di arrivare in Europa League tra un po', e siamo primi in campionato e stiamo facendo la strage anche in Europa. E quest'anno, ragazzi, se io adesso mi gratto, ma secondo me, ragazzi, quest'anno abbiamo una grandissima possibilità di vincere questa dannatissima Champions League. E se non la vinciamo quest'anno, ragazzi, non penso che avremo altre possibilità in futuro, a meno che il Napoli l'anno prossimo non diventi ancora più forte. Questa sera, ragazzi, guardate, io domani farò il day after, farò un po' di pagelle. Per la prima volta farò un day after, commenterò un po' quello che è successo nella città di Napoli in questi giorni. E allora, ragazzi, niente da dire. Oggi difesa impeccabile, impeccabile. Bellissima oggi, ragazzi. Kim meraviglioso, anche rientro dall'infortunio. Centrocampo strabiliante, attacco devastante con Kvara che sta facendo un gol incredibile in mezzo a tre, ma Trapp si allunga. Zielinski oggi è tornato finalmente, si è sbloccato finalmente. Zielinski che trova il gol sul rigore, e finalmente, perché gli meritava sto cazzissimo di gol, ragazzi, perché aveva fatto un partitone, non si è chiamata parecchio. E sinceramente speravo che il rigore lo dassero a Osimhen, così magari faceva la tripletta, perché ben sì, oggi, ragazzi, Osimhen ha fatto due gol ed è il primo giocatore nella storia del Napoli a segnare andata e ritorno in una sfida di eliminazione diretta in Champions League. Il primo giocatore a fare gol sia all'andata che al ritorno in una sfida di eliminazione in Champions League, il primo nella storia. Osimhen che arriva a quota 4 gol, se non mi sbaglio, in Champions League, con un totale di 25 più gol e 4 assist in stagione. Ragazzi, un Osimhen devastante, con un Kvara che stasera non trova né gol né assist, ma trova tante occasioni molto importanti per fare assist, ma soprattutto per segnare. Veramente, quella parata di Trapp non me la posso scordare, perché se segnava veniva giù lo stadio. Per il resto, ragazzi, oggi volevo davvero essere allo stadio più delle altre volte, perché questa sera si è fatta la storia del Napoli. Questa sera, ragazzi, il Napoli ha scritto una pagina di storia del nostro calcio italiano, ma anche della nostra società, perché il Napoli quest'anno arriva per la prima volta ai quarti di Champions, e forse non ci rendiamo conto cosa significa. Ciò significa che siamo tra le migliori 8 squadre d'Europa, tra le migliori 8 squadre d'Europa, e ci possiamo giocare il tutto e per tutto, perché, ragazzi, tutte le squadre, tranne il Bayern Monaco e il Manchester City, sono al nostro livello. O forse noi siamo anche più forti sulla carta e sul gioco che facciamo di queste squadre, a parte, secondo me, Bayern e Manchester City, ma ce la possiamo giocare anche contro questi mostri sacri. Spero soprattutto di non beccare Bayern Monaco e Manchester City. Quello che spero è che non becchiamo queste due, per il resto mi vanno bene qualunque, perché ce la possiamo giocare con tutte. Domani ci vediamo col day after, spero di mettere la reaction il prima possibile. Forza Napoli sempre, questa sera abbiamo scritto una pagina, ragazzi. Una pagina della storia dell'SSC Napoli.